Salve a tutti signori, attenzione che sto registrando questo video nel mentre che ne renderizzo un altro, cioè questo è essere totalmente multitasking ed avere un PC che veramente è una cosa pazzesca. Oggi siamo qui su Subito, che è un luogo a me molto noto perché ci vendo da anni e anni, ci ho anche comprato. Preferisco solitamente non farlo perché si fanno brutti incontri e in questo video scoprirete cosa si annida all'interno degli annunci fatti dalla gente, diciamo, normale su questo sito. Intanto vorrei capire perché Abruzzo, io metterei tutta Italia per espandere al massimo il ritardo. Ecco, infatti ho premuto spazio mentre lo facevo. La prima ricerca che vi voglio far notare, perché guardate che questa è veramente terribile, è la Nintendo Switch. Cioè questa cosa qui, ecco perché non trova niente, vabbè, in accesso remoto direte voi. La Nintendo Switch è una delle più grandi truffe, ok, che io conosca, nel senso è costosa anche da nuova e questo, vabbè, si sa di Nintendo, onestamente non ci spenderei quei soldi, però se uno vuole sa che si ritroverà una bella console. Ma a livello di usato è veramente una truffa, ma vi faccio anche vedere, perché ve lo faccio vedere, l'ottusità delle persone che la comprano e solo perché l'hanno toccata loro, a quanto pare questa assume valore. Guardate, potrei mettere dal più caro, che è questo, e dimostrarvi quanto la gente è stupida. Però, lo farò usando dal più recente, vuol dire che sono gli ultimi che sono stati messi su e io non avevo idea, ok, di cosa avrei trovato qui, ma vi faccio già notare questo, guardate questo, 450 euro da Palermo, Nintendo Switch Lite, che abbiamo detto che costa 200 euro, sì, sia chiaro, venduta a 450, perché? Perché dentro c'ha 4 giochi, attenzione, ma perché questi con jock, ci sono i jock, vendo e non scambio con nulla, quindi niente sellino della Probet Master per i vecchi fan del canale. La console Nintendo Switch Lite, pari al nuovo, completa di tutto con regolare scontrino con giochi ed accessori in foto. Alla larga perdi tempo, giustamente uno arriva a 450 euro, prende una Switch usata, dorata, Dio mio che brutta. Subito dopo c'è un post fatto sempre da lui in cui vende gli accessori a 50 euro, quindi gli accessori costano 50, i giochi a quanto pare altri 200, secondo voi valgono 50 euro l'uno, non lo so, non credo proprio. E quindi la console vale 200, perché 200 più 200 più 50 fa i 450 che chiede lui, e questo significa che lui vende questa console qui usata al prezzo del nuovo. E questo, vabbè, Angelo, io con tutta la buona volontà, ma non credo proprio che la venderai mai. Qui abbiamo uno semi onesto, te la vende a un euro in più del nuovo, o minchia, c'ha la custodia. Poi questo non sembra male, perché a 310 euro vi vende una console normale col controller Pro, se non sbaglio, e questo forse è stata comprata in Germania, è shop tedesco, sì, magari è un po' sospetta la provenienza, però questo non lo vedo come un brutto prezzo. Certo, sappiate che quando vendete componenti usati di usura, cioè tipo il controller, ecco, non è che assumano chissà che valore, voglio dire, quindi è stato onesto e l'ha tenuta ad un prezzo secondo me abbastanza normale, quindi questo qui, per dire, è abbastanza onesto. Passiamo subito invece a uno che vende la stessa cosa, però non è stato affatto onesto con se stesso, 430 euro, perché? Perché c'è la custodia sempre aggiunge un valore inestimabile alla console, due giochi Mario Odyssey, che penso che sia quello che vale, FIFA 18, penso che neanche un euro gli darei, comunque pellicola schermo già applicata, quindi vi ha fatto il piacere di applicare la pellicola, 430 euro, 130 euro in più del nuovo, prego. Xbox One X, non capisco, io ho cercato Nintendo Switch, ma Subito fa ste cose qua. Ah no, scusate, perché ovviamente ha visto Nintendo Switch nella descrizione. Questo qua dà la console, lo scatolo, il famoso, il kit verticale, che mi sembra ovvio, sta nella confezione. Ah no, non è una Switch, quindi no, scusate, non è scontato. E un joystick, 20 euro in più 2. Quindi me ne dà un altro se gli date 20 euro, a caffare, cazzo. Poi ci sono molti giochi, che vedete lo Yoshi, vedete... fermi, sempre per la serie sparate immense, un po' di tempo fa Nintendo Switch 2017 completa 400 GB, come se fosse una proprietà intrinseca della console, completa memoria 400 GB più 50 giochi installati dallo shop.
Non dice altro l'amico Enzo, e non lo so, mi sembra un po' sospetta. Vediamo cos'altro c'è. Ecco, questo qui per 700 euro almeno vi dà pedaliera, il volante di Mario e suppongo il gioco di Mario, usato un mese, abbonamento online, custodia rally, volante Mario. Cioè veramente questo volante di Mario con la pedaliera vale 400 euro? Mettiamoci anche i giochi? Tutto questo? Veramente, Desio è il posto, ma 700 euro Giuseppe? Sei sicuro? Un iPhone 11 nuovo sigillato, garanzia, non capisco, vediamo, forse fa lo scambio con Nintendo Switch, disponibilità di tutti gli altri modelli e marchi, telefoni, chiette, prodotti elettronici, consumo, TV, tablet, PC, console, PS4, Nintendo Switch, macchine per capelli, asciugacapelli, io resto a casa, possibilità di spedizione fino a casa vostra. Però lui resta a casa. Ma questo è un kit pazzesco, cioè la... il Game Boy, e tre giochi, forse più di tre giochi, però questi qui non hanno, cioè questo è un pastone pazzesco, non capisco una minchia, cos'è sta roba qua? Blocco Nintendo, un giorno tutti vendo un blocco anche sicuramente i seguenti prodotti, Game Boy, ma non fare un articolo solo da 650 euro per il blocco, vendili singolarmente. Questo qua, Nintendo Switch 9, firmware mod 928 giochi, è craccata? Vorresti dirmi che ha il firmware craccato per i giochi? Versione modificabile, 908 giochi ufficiali ormai introvabili, rara, ritiro di persona oppure spedizione tracciabile. Comprensivo di zaino Super Mario 8 Deluxe. Ma esiste un gioco che si chiama Super Mario 8 Deluxe? Forse è Mario Kart 8 Deluxe. Ne ha due peraltro. Ovviamente anche gli iPhone sono un mondo a parte, che la gente cerca di rifilare in maniera veramente... Ma tu poi cerchi iPhone, viene fuori una Volkswagen Golf 7, serie 7, appunto. Che, no, cosa c'entra? Cioè, lo capisco che è in vetrina, ma cosa c'entra con l'iPhone? Non è la richiesta che ho fatto io. Oppure da casa nuovo di Napoli, Samsung Galaxy S9 a 200 euro. Qual è il problema di questa collezione? Eccellente, sono un piccolissimo graffio. Sui bordi non ha un graffio, è come nuovo, accetto scambi, in particolare Mi Note 10, P30, P40, ma perché a questo prezzo qui, scusa, non... Potrei vedere gli altri S9 a che prezzi li vendono? Sui 300 si direbbe... No, 200 questo. Ma non capisco perché così poco, no, per di tempo, prezzo trattabile! Quindi vuol dire che forse è rotto questo, scusate, funzionante ideale perché è una SIM, ama navigare velocemente, visto il processore potente. Gente che si spende in descrizioni... passionali dei propri telefoni, processore potente, poi quattro foto nere, che più nere non si, ma almeno staccaglielo il magnete, dai, fammi sto piacere. Comunque sono dei buoni affari gli S9, al contrario degli iPhone che ho visto, guardate i prezzi, secondo me non è male, cioè è ancora un telefono validissimo. Vediamo se l'S10 gode di altrettanta economicità. No, decisamente no, qui partono veramente le truffe aggravate. Vabbè, S10 Plus usato 600 euro, ma... Cosa? S10 Lite 460 euro, vendo originale, con regolazione scontrino, con regolare scontrino, certo, mai aperto, pellicolo... 460 euro a mano. Scusate, posso sapere quanto costa un Galaxy S10 Lite, ma scrivi la marca? Cosa? Cioè, è una truffa pazzesca da nuovo ed è una truffa pazzesca da usato. Ma torniamo agli iPhone, signori, perché... C'è un autoradio RNS 510 per Golf Passat. Voi direte, ecco un iPhone 8 a 320 euro, ma vi sbagliate, perché questo è un iPhone 8 a 320.000 euro. iPhone 6S sembrerebbe non in così perfette condizioni a 140.100 euro. E vendo iPhone 6S funziona benissimo. Più custodia, vedete che la custodia è il segreto. A parte che qui non la vedo, ma voi date sempre dentro la custodia. Poi bellissimi quelli che il prezzo non lo mettono, guardate qua, tipo iPhone SE, vi fa vedere che è funzionante, forse ha un difettino, salve a tutti, come titolo vendo ma preferibilmente scambio, con cosa? Ha qualche segno d'usura dovuto, non mai utilizzo, aspetto vostre proposte. Poi questo qua gli dite, ok, li vuoi 50 euro e vi manda a fanculo. Uè, c'è uno che vende il Mi Note 10, guarda qua, con la custodia ovviamente. E vendo 128 GB, acquistato il 31/12/2019 per scambio sistema operativo. Non ti è piaciuta la MIUI? 450 euro trattabili, e perché non li scrivi?
perché non li scrivi? E poi 450 euro sei sicuro, vecchio mio? A partire da 599 euro. Ok, va bene, è una truffa. Però per dire, l'ho trovato su questo sito che mi avvisa del Covid, va bene? Va bene, posso vedere. Ok, 399 euro qui. E lui lo vende a 450 euro usato. Ah no, beh, sono trattabili, quindi voi magari dite, ok, facciamo 430. E lui vi dice, no, no, al massimo 449. iPhone 6S più iPhone 5C, questa è una grande combo, signori. Dovete approfittare e prendere il pacchetto immediatamente, perché sono telefoni perfettamente funzionanti. Le batterie sono state sostituite, hanno solo scatole senza accessori. Ve lo dico, un 6S dal valore inestimabile più un 5C, che penso che veramente... Ma guardate, valgono di più le gomme che tirate su dalla strada. Sì, 250 euro il pacchetto. Anche un po' usurato, onestamente, forse non un grande affare. Comunque, se volete, contattate Alessandro di Senigallia e vi comprate i 6S con 5C a un prezzone. Anche se reputo più saggio comprare del concime di cavallo per 5 euro. Se volete un bel merdone, vendo cucine di cavallo e solo cacca di cavallo già pronta nei sacchi. Perché, cioè, qualcuno pensava fosse qualcosa di diverso, vabbè. Gonfiabile cacca pue moci! Caratteristiche. È abbastanza spazio per rilassarsi e godersi la vacanza. È abbastanza spazio, l'ha scritto un cinese. Può essere utilizzata sia da bambini che adulti. Viaggiare, luna di miele, può prendere, che vi darà un perfetto viaggio. Ma te ne immagini fare una luna di miele che ne so, ai Caraibi? E c'è questa qua che galleggia lì in acqua. Materiale di alta qualità? No. Il prodotto non contiene pompa pneumatica, quindi ve lo dovete gonfiare a fiato. Attenzione, ancora prima dell'1 c'è scritto non 1, si tratta di un dispositivo di salvataggio, giusto. Non per lungo tempo al sole, stragiusto, ma comunque i materiali di alta qualità io mi fiderei. Non utilizzare oggetti appuntiti per aprire il pacchetto, giusto. Max da Curno, se vi interessasse, un merdone da piscina. Bene signori, mi sento di aver infierito abbastanza di oggi, vi assicuro che cercando e leggendo le descrizioni si può trovare di tutto su questo sito qui, ma veramente di tutto. Se vi interessano altri episodi dove andiamo ad esplorare il ritardo che c'è qui, fatemelo sapere nei commenti. Per oggi, se vediamo.